scrivere, guardate, e allora veramente mi accorgo che sono 5 anni che facciamo informazione perché siamo stati costretti a fare il web, il blog, fare informazione, perché ieri sono state chiuse le scuole, ieri a Genova e tutta la Liguria, per ragioni ambientali, per ragioni medicali, ha creato sulla percezione delle persone il panico. I miei figli sono andati a scuola, mia moglie ha detto dove vai, esco a fare la spesa, no, ce l'hai di non punto, io sto ieri sul mare. Sono arrivato tutto così, poi stamattina mi alzo, convinto, venivo a Milano, cambiando le previsioni del tempo, e c'era uno speciale sul TG, meraviglioso. Sembrava uno psicodramma in un istituto veramente di malati di media, cioè la psicolabilità dell'informazione. Perché dato che si erano allertati e non era successo niente, hanno fatto tutto uno speciale sul TG, sul niente, dicendo non è medicato, quindi i nostri mezzi non sono usciti, il sale non è stato sparso, al chilometro 20 sui giorni non c'è stato neanche un incidente, cioè l'ambulanza non è uscita dai pronto soccorsi. Poi hanno intervistato uno dell'Asio che appena l'hanno intervistato ha detto porco cane, bastava un grado in meno. Cioè che cosa vuol dire questo? Vuol dire che la protezione civile sta diventando un SPA. E allora l'SPA deve fare profitti. E i profitti e la base su cui fanno i profitti la protezione civile oggi, quindi un SPA, è la percezione della paura. Se hai paura non fai, se hai paura ti autolimiti, se hai paura non esci di casa, quindi i loro mezzi rimangono nei garage. Eliminando i costi aumentano i profitti. Stiamo delegando la nostra vita, la percezione della nostra vita a delle SPA, a del privato, sotto i nostri occhi. Allora, la K1 N1 va e decide che è un'epidemia, chi decide? Un SPA, la protezione civile, un SPA, che determinando che è un'epidemia, quindi una pandemonia, un'epidemia, si determina con quella parola una serie di circostanze incredibili, quali comprare 30 milioni di dosi di vaccino, usarne 1 milione e 24 lasciate lì. E facendo un contratto con la Novartis, con le multinazionali farmaceutiche, di milioni di euro, senza nessuna garanzia per noi, tutte le garanzie dall'altra parte. Cioè il contratto fatto dalla protezione civile all'azienda farmaceutica su internet, andatelo a vedere. Allora, per dire perché siamo qua, perché io sono qua a fare un po' da tramite e a sponsorizzare uno così, guardatelo bene, non abbiamo assolutamente lui se ne stava tranquillamente nel suo ufficio alla Corte di Cassazione, Corte d'Appello, il suo stipendio garantito, se ne stava. Io continuavo a fare il comico, prendevo i miei soldi, vendevo i miei DVD, non avevo nessun problema. Perché ci troviamo qua in queste vesti? Io, quasi segretario di uno pseudo partito, pseudo movimento, chiamatelo come volete, e lui come candidato a governatore. È chiaro che noi non ce la faremo mai, ma noi non vogliamo farcela. Noi partiamo da un presupposto completamente diverso, non vogliamo vincere, assolutamente no. A noi ci basta presentare una lista, e lo stiamo facendo tramite loro, far entrare uno di questi, uno ragazzo, una persona, un cittadino con l'elmetto come può essere lui o un altro della lista, farlo entrare in un consiglio regionale.